Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati qui su Grid 2019. Quest'oggi siamo in una nuova inquadratura. Nuova inquadratura perché, come sapete, come avete visto, ho comprato il PlaySit Challenge. Se non avete visto il video dedicato con l'unboxing, la recensione, andatevelo a vedere. Il problema è che tale acquisto ha comportato che ho dovuto cambiare e trovare una nuova inquadratura per quanto riguarda gli episodi di Grid. Questo è il primo episodio che faccio con questa nuova inquadratura, quindi devo vedere se va bene, perché tutto quanto molto sistemato un po' alla meno peggio. Quindi nuova inquadratura, invece di vedere il volante quest'oggi vedete proprio le mie espressioni, quindi ci sarà probabilmente più da divertirsi. Oggi siamo qui, come potete vedere sempre sulla carriera, pronti per andarci a fare quest'oggi degli eventi storici dopo tanto tempo che non li portiamo. Iniziamo con il 1960 Face Off parte 1, una gara a Silverstone con auto storiche. L'ora dove ci buttano al volante di queste splendide Ferrari 330 P4. Credo ci siano delle e rivalità contro abbiamo delle Ford GT40, praticamente è un po' un revival di quella 24 ore di Le Mans. Siamo pronti, sicuramente un'altra fantastica Ford gara vs Ferrari. Non cambiate canale. Ok, siamo pronti. Pronti a cominciare, quest'auto signori merita l'inquadratura all'interno. Cerchiamo di non fare troppi danni, anche perché quest'auto costano dei soldi. Adesso l'ho detto e ci schianteremo male, attenzione. Ok, Silverstone, non ho notato se fosse Silverstone completo e infatti abbiamo fatto dei danni e la miseria, quest'auto è fucking devastante. Ok, siamo ultimi, bene. Oh shit. E niente ragazzi, niente. È successo un macello. Allora, considerando il fatto che è la prima volta che utilizzo la postazione su Grid, un po' come è successo in Gran Turismo Sport, ho dovuto un attimo riabituarmi allo stile di guida in cui io mi trovo, e vero anche che io registrando Grid a blocchi di 4-5 episodi alla volta, capita spesso e volentieri che sto molto tempo senza mettere mani sul titolo, dunque succede che quando lo riprendo e mi rimetto al volante di Grid, contrario di Gran Turismo Sport, che sostanzialmente lo gioco molto spesso per via della Nation Cup, mi trovo a dovermi riabituare nuovamente alla meccanica di guida. Poi ci stiamo puntando con auto, insomma, che... Attenzione, non la lasciare sgusciare via. Silverstone è una bella pista. Scusate, niente, c'è successo un macello, lì la vernice che se ne va. Allora, ho ingrandito anche leggermente la inquadratura della webcam. Comunque mi sembrava abbastanza piccola questa nuova inquadratura, almeno che è sostanzialmente la stessa che utilizzo sia per Grid che per Breakfast. Intanto sto facendo dei danni clamorosi, almeno magari anche un pochino più grande, intanto vedevo che c'era abbastanza spazio. Sì, ma tu non puoi ributtarti in mezzo. Comunque non so che pista di Silverstone possiamo fare, perché il rettilineo con le norme non lo abbiamo fatto, probabilmente in qualche variante ciclista. Vada, inseriamo. Ok. Ultimo giro, ragazzi. Gira al podio. Che ruggito quest'auto. Vai così, ok dai, ci stiamo riprendendo abbastanza di mestichezza. Sono problematiche queste curve perché la Ferrari non ha molta stabilità. Porco schifo, che croc incredibile. E niente, è successo un macello, però dai, ci sono venuti addosso clamorosamente. È vero che è colpa stata la nostra. Adesso devo abituarmi con la webcam sinceramente, perché oddio, in realtà non si è lasciata in curva nel momento peggiore, ma anzi in realtà ce la siamo cavata anche bene.
avevamo una ripartenza a mo' di lumaca, ma sbaglio o siamo quasi? Anche perché dobbiamo vincere l'evento per poter andare avanti, quindi si esce fuori. In realtà oggi non era neanche prevista questa serie di registrazioni di grid, ma i server di Gran Turismo ultimamente stanno andando veramente a merda. Riuscire a fare una gara nella Nation Cup è più complicato di fare le gare stesse. Comunque, intanto, madonna quante crediti che abbiamo fatto. Holy shit, se disgraziatamente quel tossico di Whittle ci facesse il favore di magari venire un po' più avanti, faremmo veramente dei crediti clamorosi. Ma lui arriva a undicesimo, quindi... ed è il livello più alto di me. Com'è possibile che era il livello più alto di me? Vabbè, comunque. Bene così. Davanti a due Ford GT40 dello stesso team, tra l'altro. Quindi abbiamo proprio rotto le uova nel paniere. Ma si dice così? Sì. Beh, c'era una cosa simile. Non ci incischiamo. Ok, abbiamo sbloccato completando questo face-off parte 1 il face-off parte 2, dove questa volta probabilmente utilizzeremo la diretta concorrente della gara precedente, ovvero la Ford GT40. Ed infatti, questa volta corriamo ad Indianapolis. Eh sì, Whittle non ce lo fanno mai partire davanti, eh. Vero che è stato anche un po' colpa mia perché non l'ho fatto spingere alla gara precedente. Forse poteva darci una mano. Dio, forse questa inquadratura, fatemi sapere se vi piace, ma secondo me è bella, bella interessante rispetto magari a quella di Gran Turismo, dove ovviamente vedete il volante che, essendo Nation Cup, magari un po' più carina. Però magari per questi episodi, questi video un po' così chiacchierati, se ci facciamo e qualcuno così ha già dato prova delle sue abilità. Sono certa che assisteremo ad molto più interessata. Mamma, così magari vedete anche le mie bestemmie in diretta. Troppo largo e niente, queste auto succede un macello, vai leggermente sull'erba, succede un solo che essendo notte non si vede una minchia. Spero che poi essendo partiti così dalla griglia, niente, Tokyo Drift, lo dico in giapponese, Tokyo Drift. In prima ce la stiamo facendo, si sta esplodendo il motore. E niente, sempre qui, succede un macello, sempre qui. Ci buttano fuori in continuazione. E allora, senti, proviamo a mettere questa visuale, anche se è molto bassa, ma quest'auto, questa Ferrari, ha il cofano un po' rialzato. Che su, Dio! Holy shit! Ultimo giro, guadagniamo terreno. Il panico! Vieni là! E invece non l'ha tenuta. Quella c'è questa Ferrari che ha l'aerodinamica attiva. Intanto sta succedendo un macello qui davanti, eh. A noi va bene che perché guadagniamo posizioni, ma sta succedendo un casino. Uno girato in testa a coda, non so nemmeno io come. Oddio, questa Ford però fa veramente schifo, ragazzi. Cioè, fatevelo dire, ma veramente sta succedendo un macello. Possiamo riavviarla? Sì, dai, la riavviamo, anche perché tanto dobbiamo vincere per andare avanti. Quindi... diciamo che alternative non ne abbiamo. Scusami, ma quindi o si vince o non si vince. La visuale interna abbiamo visto che è meglio non utilizzarla. Questa volta spusciamo qui un po' all'esterno. Sempre se non ci stricono questi stronzi maledetti. Perché se sono messi proprio davanti. Ma perché? Perché deve succedere una cosa del genere? Che l'auto non si tiene in strada. Andiamo avanti. Capito, chiedo se può spingere. Non può spingere in questo momento. Guarda, non si tiene in strada, è incredibile. Si riallinea praticamente da di nuovo in gara. C'è un solo modo per poter riuscire a vincere questa gara. Farsi le qualifiche. È la seconda volta in assoluto che
mi faccio le qualifiche in grid per riuscire a partire più avanti per poter fare una gara. Mi è successa con una gara dei Pro Track International dove c'era... certo che però, holy shit, non possiamo partire così, l'abbiamo appena fatta. Nonostante tutto partiamo undicesimi, la qualifica, bene, è una merda. Nel settore centrale perdo 2 secondi, è incredibile perché quest'auto non si tiene. Abbiamo quasi il rischio di far peggio di Whittle. Holy shit, ma veramente, ma stiamo scherzando. Damn, bro. Benvenuti al famosissimo circuito di Indianapolis per l'evento damn, di oggi. Qual è la tua esperienza veramente, su questo circuito? È veramente una merda. La pista è veramente orribile per quest'auto. Le curve sono troppo strette. Se acceleri troppo l'auto va per cavoli suoi. Vediamo un po' con la fortuna di partire un pelo più avanti se riusciamo a perdere il contatto, a tenere il contatto dei primi. Che vedi che la macchina non fa fatica ad accelerare. Secondo posto, ma niente, c'è su macello, capirai. Noi ci abbiamo tipo 2 secondi di penalità e quando cazzo la vinciamo. Ma il primo se ne va, è una cosa clamorosa. Vedi quest'auto. Provando a guidarla un po' più in modo aggressivo per cercare di guadagnarci qualcosa, ma non ce la si fa. Il primo viaggia che è qualcosa di clamoroso. Siamo al giro finale, spingi per salire. Questo è l'unico tratto dove guadagno, però non è possibile che io lo tampono da dietro e parto in testa a vuoto, lui non fa una piega, ragazzi. Ma veramente. Va in testa a vuoto. No, vado in testa a vuoto io. Vabbè, ma allora questo è uno scherzo. È una burla. Cazzo di buio. 3 ore per partire in accelerazione. Non so come sia possibile, ma questa gara non la vinciamo. Più di questo. E qui noi perdiamo tantissimo. Questo punto lente è qualcosa di clamoroso. Cercare di mantenere. Cercare di mantenere il contatto del primo è praticamente impossibile. Attenzione, contatto! Cazzo Strilli, mi hai fatto bianco colpo! Incredibile, non fa un errore, non commette un errore. Ma poi c'ha un'accelerazione pazzesca, io non posso accelerare così. La macchina in seconda si ingolfa. Vai. In scia? Holy shit! Holy shit! Dai! Mamma mia, che gara tirata al photo finish, signori! Oh my god, che sofferenza. Meno male non mi hanno dato la penalità.
Pensavo mi dessero la penalità e... invece ce l'abbiamo fatta. Dai, mamma che sofferenza comunque con le Forte GTO. Ma secondo me il problema è Indianapolis, perché è una pista con delle curve troppo strette. Quest'auto veramente è un... veramente, le auto americane solo per andare dritti, eh. Cioè uno ci scherza, ci fa le battute, ma è veramente clamoroso. Eppure la Ford GT40 dovrebbe essere un'auto che... fior fior di auto, ed invece... Ok, ladies and gentlemen, dunque io allora, visto che questa gara è durata più del previsto, io anziché farmi questi eventi che sono tre gare, mi farei questo evento che è una singola gara. L'Okutama Grand Isle Climb con le F1000. Kristen, parlami un po' di Okutama. Cosa dovranno fare i piloti? È una delle strade più pittoresche in cui si può competere. Sì, è anche una delle strade più bastarde in cui si può correre. Ok, ladies and gentlemen. Richiesta di aumentare il passo. Ok, allora attenzione perché queste auto... Okay, allora, la gara è da 10 km, quindi abbiamo tutto il tempo a nostra disposizione per poter fare i recuperi della vita. Proviamo con questa... oh, di solito con questa visuale queste auto si controllano in miglior modo. Quindi cerchiamo di... vai, Wito. All'esterno, tienila. Ok. Porca puzzola. Ho guardato un attimo la minimappa per vedere Whittle e mi sono niente, mi sono schiantato male. Che tra l'altro Whittle neanche si vede, però è decimo, anzi no. Quindi... ah, c'è dietro proprio. Siamo Madonna, come te la prendi? Ho letteralmente spinto fuori la sua auto. Se sto all'esterno. Sì, vai, okay, così ci stiamo facendo nemici in tutto il mondo. Siamo quinti. Ok, attenzione. Mi ha toccato però, mia. Dai, mi ha toccato. Ma cosa tocchi? Cosa mi tocchi? Tralasciando il fatto che noi ci siamo incollati il guardrail prima, però... credo che sei la mia nemesi, ma sei veramente un po' stronzo, però. Vai, infila, d'insino dall'interno. Vai così. Quarta posizione, abbiamo davanti un team, perché hanno la stessa auto, la stessa livrea. E niente, se magari evitiamo però di farcela sul muretto e restiamo in pista, sarebbe... ma più che una hill climb, è una downhill, perché stiamo scendendo, se non erro. Vabbè, comunque, non ci facciamo domande. Arca miseria. Intanto dai box mi danno comunicazioni che mangiamo alle 7:30. No, mi sono schiantato! Mannaggia la puttana! Niente. È successo un macello. Aspetta. Ok, eravamo qui. Che siamo ancora sesti. Com'è possibile che siamo sesti? Vabbè, siamo più o meno al 60% di gara. Niente. Qua ci dobbiamo schiantare un po'. Vabbè, ma vaffanculo. Ok, la rifacciamo. Come se non fosse successo niente. Scusami, ma... bene così. Allora. Ok. Concentrati. La gara è lunga, ma... potrebbe... come abbiamo visto, essere più complicata del previsto. In realtà questo episodio è molto più complicato del previsto. Mi aspettavo, vabbè, gare classiche. L'ultimo episodio che abbiamo fatto sulle gare classiche è stato abbastanza agevole. Ed invece qui... sì, vai così. Insino di all'interno. Dove okay, cazzo sei, Wito? Scappa. Devi accelerare come se ci fossero domani. Non può spingere in questo momento. Wito, devi lottare contro gli altri, non contro di me. E allora?
Siamo nello stesso team. Porco di quello schifo. Ma poi se questi non vanno a cannone o ti inchiodano davanti. E niente. Bisogna avere parsimonia. Decima posizione. Prima stavamo leggermente meglio. Poi la pista di Okudama non è delle più semplici, quindi. Tanto qui lottano, ma noi all'esterno ne approfittiamo. Attenzione, questi ci fanno la manovra pit. Anscea, anscea. Ok, vai così. Vai, che stiamo guadagnando. Stiamo guadagnando qualcosina, non è vero, perché siamo comunque sesti, come prima. Mamma che curvetta! Al limite lì, eh. Al limite l'abbiamo tenuta, l'abbiamo tenuta veramente per un pelo. Infatti ci hanno risuperato. Ok, attention. Bene così. Tienila in queste curvette. Vai. Madonna, guarda come. Come le affrontiamo con leggiadria. Leggiata su queste curve, F1000, forza! Dai! Dai. 78% sono qui davanti, ma tirano! Tirano come degli assassini, noi però ci insinuiamo all'interno! Ma niente, non ce la facciamo, incredibile! Sì, vai, sfruttala tutta questa pista! Forse troppo presto in sesta. Vai, bella così, bella stretta. Ci portiamo in testa nell'ultimo tratto, in salita, in questi tornantoni. Ok, abbiamo un piccolo margine di vantaggio, ma non dobbiamo sbagliare l'ultima curva. Perfetto così, guys. Ok, ci siamo. Becco la bandierina a scacchi. Ce la portiamo a casa. Ok, bella tirata, bella tirata. Ok, abbiamo fatto un pochino meno crediti qui. Forse ci sta. Ok, abbiamo fatto anche. Vabbè, stavo dicendo il giro veloce, per forza. È a sprint da punto a punto. Siamo arrivati primi e per forza ci abbiamo messo meno tempo. E fin qua. Tutto nella norma. Saliamo a livello 53, il che non guasta. 1.200.000 di crediti ce li siamo rifatti per quelli che abbiamo speso nei prototipi qualche episodio fa, ormai tanti episodi fa. Questo episodio si può concludere qui, quindi io vi invito a lasciare un like, un commento e di iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Grid 2019. Probabilmente ci discosteremo nuovamente da quello che è l'episodio classico, perché dobbiamo farci l'International Historic GT Series. 3 gare, ma lì vedo la Ford GT40, quindi bestemmieremo tantissimo. E magari ci buttiamo un po' di nuovo in queste garette, vediamo un po' il da farsi. Quindi signori, dai, noi ci vediamo al prossimo episodio, ma ci vediamo nel prossimo video sempre sul canale. Ciao a tutti ragazzi.